Si prende tempo soprattutto per schiarirsi le idee. Il caso della nave Diciotti infatti rischia di diventare un pericoloso rompicapo per la maggioranza. E nella prima seduta della giunta delle elezioni e dell'immunità tutte le difficoltà sono venute a galla. Salvini si dovrà presentare entro una settimana. Avanzate dopo che Salvini o svolgerà un'audizione, se lo riterrà, o se ci farà pervenire delle memorie scritte come suo diritto. In tal senso abbiamo come giunta dato un termine all'interessato di 7 giorni, che è la prassi, anche perché noi dobbiamo decidere entro un termine di 30 giorni da quando l'atto è arrivato al Senato. La decisione di Salvini di chiedere alla sua maggioranza il no all'autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania mette in grande difficoltà i 5 Stelle, divisi tra giustizialisti e governisti. Abbiamo avuto notizie che il Consiglio dei Ministri porterà in giunta un documento. Alla luce di questi atti, che ovviamente sono diversi dalla posizione di alcuni giorni fa, c'è una marcia indietro di Salvini, noi dobbiamo assolutamente tenerne conto ai fini della decisione. Si attende ora la memoria da parte di Conte, Di Maio e Toninelli, dove nero su bianco i tre si assumeranno la responsabilità di una decisione collegiale sulla nave Diciotti. A quel punto i 5 Stelle potrebbero votare contro l'autorizzazione in giunta e salvare il ministro dell'Interno. In aula poi si potrebbe aprire un'altra partita.